Ciao, benvenuta, benvenuto in questo nuovo episodio del corso Spray Paint Art. Oggi ti voglio spiegare passo passo come ho realizzato questo dipinto con le piramidi. Io sono Mauro Esposito, cominciamo. Allora, iniziamo subito, cominciamo a spruzzare uno strato di vernice bianca uniforme, seguito da uno strato di vernice gialla sempre uniforme, è molto importante questo. E poi andiamo ad aggiungergli un po' di arancione e infine gli aggiungeremo un po' di nero, questo per creare un po' di ombre. Questa è la base per fare le piramidi. Poi con un cartoncino, come abbiamo visto, le ho fatte strisciare, passare, scivolare da un lato, sinistra verso destra o destra verso sinistra. Dopodiché gli aggiungiamo due cartoncini ad angolo, così, per fare la forma delle piramidi. Mettiamo anche un pezzo sopra per evitare che svolazzi. E cominciamo a farci il cielo. Blu scuro, seguito da un colore così fucsia, violetta, più o meno quella tonalità là, e aggiungiamo ancora un po' di blu, di azzurro ed infine gli mettiamo un pochettino di rosso così da dargli un po' di più di luce, più di colore, proprio in quel punto là, molto leggero. Dopodiché ci andiamo a fare le stelline, spruzziamo sempre la bomboletta su un dito da un lato, spruzziamo prima, facciamo cadere prima le prime gocce da un lato in modo che non vengano troppo grandi, poi le buttiamo così sul foglio. Dopodiché ci alziamo il primo cartoncino che abbiamo messo e mettendolo proprio a metà della piramide gli facciamo l'ombra da una parte in modo che venga questa forma piramidale, giustamente. La stessa cosa facciamo da quest'altra parte, in questo modo ci stiamo creando le piramidi con un effetto proprio, diciamo un po' proprio delle piramidi, così come sono realmente. A questo punto ci creiamo un po' la parte sottostante, cominciamo a metterci un po' di azzurro, un po' di nero e qui ci facciamo il mare o l'acqua, diciamo. Così. Con il cartoncino, come vi ho fatto vedere nell'altro video precedente, facendolo scivolare a destra e sinistra e contemporaneamente facendolo scivolare verso il basso, ci siamo fatti questo effetto così in maniera abbastanza veloce. A questo punto, con l'utilizzo del trasparente, ci bagniamo di nuovo la pittura in modo che con la spatola possiamo grattare via la vernice e disegnare in questo caso una barca. Dopodiché facendo punzecchiare in quel movimento, come avete visto, la spatola sul foglio, ci facciamo queste velette. Adesso ci facciamo la parte, diciamo, i dettagli della barca, così ci diamo un po' di ombra da una parte, aggiungendoci un po' di nero, gli diamo una uniformità, più volume proprio al veliero. Sui dettagli. Quando si usa la spatola ricordatevi sempre di tenerla pulita perché poi si comincia a incrostare di vernice, si asciuga, si secca e diciamo poi non si può usare come si vorrebbe, non vengono gli effetti che si vorrebbero. Adesso ci andiamo un po' a chiudere la parte sottostante perché praticamente quello che sto facendo voglio creare come un oblò, diciamo queste sono come delle piramidi che stanno in un universo e quindi come è un po' la sensazione come se stessero in un'altra dimensione
quindi vado a crearci un oblò che vedremo fra poco. Con la carta intanto ci facciamo qualche roccia. E con la spatola disegniamo i contorni di queste rocce. Sempre con la spatola, dopo aver bagnato il cartoncino con la vernice trasparente, ci disegniamo questo un alberello. Adesso ci arrotoliamo la carta con questo movimento rotatorio, così con le mani, in modo da fare come se diventa come un batuffolo, diciamo, il più stropicciato possibile. Quanto più stropicciato, quanto meglio vengono poi le foglie che andiamo a fare. Quindi con la carta prendiamo un po' di colore che abbiamo messo da un lato con le bombolette e ci facciamo le foglie dell'albero, così, in questo modo. Allora, adesso siamo praticamente pronti per mettiamo questo cerchio sopra, in modo che poi ci possiamo sporzare la vernice intorno, e questo poi all'alzare il cerchio ci viene fuori come se fosse un oblò. Lo si può chiamare come vuole, un oblò, un portale, un quello che volete, insomma. Adesso andiamo con un grigio scuro, ci andiamo a coprire tutta la parte restante. In questo modo qui, una volta coperta del tutto, andiamo ad aggiungere un grigio più chiaro adesso, intorno, in modo da creargli quell'effetto diffuso poi di luce che gli sta dietro a questo oblò, questo portale, questo oblò pianeta, chiamiamolo come, che ognuno lo chiami come vuole. Quindi abbiamo messo un grigio un po' più chiaro e andiamo ad aggiungergli anche di nuovo le stelline. Come avete visto, ho tirato via prima le stelline da un lato, come sto facendo in questo momento, e poi sul foglio. Adesso gli vado ad aggiungere anche un poco di bianco, sempre intorno, per dargli ancora più luminosità, e prendiamo il cerchio, lo solleviamo, e questo è quello che viene fuori. Spesso non si riesce uno ad immaginare l'effetto effettivo, diciamo, che viene fuori fino a che uno non ha sollevato il coperchio. Adesso con la spatola vado a grattare ancora la vernice e mi disegno dei rami, degli alberi, insomma, così, che stanno intorno a questo oblò, diciamo, così, anche per non lasciare il dipinto completamente vuoto intorno. Ho voluto creare questi alberi, questi rami. E così, come state vedendo, si lavora con la spatola. Di spatole ce ne sono molti tipi diversi, naturalmente, ognuno poi sceglie alla fine quella o quelle che più si addicono al proprio modo di lavorare, ecco.
Come vi ho già spiegato in altri video precedenti, spesso i dettagli richiedono molto più tempo, insomma, delle parti del grosso, diciamo, delle parti del... perché bisogna mettersi a fare tutti i rametti, le cose, i dettagli, le foglioline, tutte queste cose qua. E quello richiede molto, molto più tempo rispetto magari a delle cose che si fanno, per esempio creando delle montagne con la carta di giornale, che si fa molto velocemente. Adesso di nuovo con la carta che ce la siamo bella arrotolata così, con le mani ci andiamo a fare, mettiamo, aggiungere le foglie a questi rami, diciamo, che ci siamo creati. In altri video più specifici vi farò vedere esattamente come arrotolare poi bene, con una bella zoomata, diciamo, la carta, come tagliare bene il cartoncino per fare le cascate, insomma, questi particolari, questi dettagli che sono molto molto importanti in effetti per la buona riuscita alla fine di una, di un lavoro. Ci vuole molta praticità con questa tecnica, perché diciamo le cose devono essere fatte perfette alla, alla prima volta, insomma, che si fanno, insomma, quando uno mette giù la... Non è una tecnica come la pittura all'olio, che la puoi per esempio rifare, cambiare, modificare tutto il tempo. Questa è una tecnica semplice da un lato, ma difficile proprio perché bisogna lavorare in una maniera abbastanza veloce e allo stesso tempo le cose devono uscire in modo perfetto. Allora ragazzi, io spero che vi sia piaciuto la spiegazione, che vi sia piaciuta la spiegazione, e io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, spero il più presto possibile.